Milano Fashion Week, collezione primavera-estate 2012, siamo nel backstage con Ermanno Cervino. Piacere incontrare Toscana Queen, ciao Gaia. Senti, ormai Ermanno Cervino, perché Ermanno Cervino? Ma perché trovo che sia assolutamente iperfemminile, sexy, portabilissimo, il che spesso non si riesce a coniugare, no? Certo, il sexy con il portabilissimo. E poi molto moda, molto glamour, ti senti molto femminile. Che stile hai? Dovresti definire un tuo stile? Uno stile definito oppure cambi? No, cambio continuamente, perché poi bisogna sempre tenere ben divise e separate l'immagine, sai, di donna, mamma, donna di casa con una donna di spettacolo. Certo. Quindi è chiaro, come donna di spettacolo mi piacciono gli abiti molto femminili. Benissimo. Ti ringrazio. Ciao. Terminata la presentazione della collezione, innanzitutto complimenti Ermanno. Grazie, grazie molto. Allora, qual è stata la tua ispirazione per questa collezione? Come sarà la donna di Ermanno Cervino? Manterrà le sue caratteristiche? Sì, allora, non ho cambiato donna, le donne cambiano, sono loro, no? Bisogna seguire il trend del momento, a dove si va. Sono tessuti presi dallo sport che diventano glamour, ecco. Il risultato è stato quello che abbiamo visto. Di questi studi, anche perché la donna vuole essere un pochino anche comoda per elegante. La praticità ci deve essere sempre, soprattutto però si deve sentire bella, perché quando una si sente bella anche quel minimo di scomodo diventa piacevole.
come colori? I colori, beh, il bianco è la mia passione, magari proposta in una maniera diversa. Il color cipria che amo sempre, i verdi e il jeans col macramè come l'ho messo. Dai agli accessori, Durman? Molto. Io sono nato con gli accessori. Io sono nato iniziando gli accessori. Gli accessori, spesso basta un accessorio, una borsa, una scarpa che cambia il look. Ecco. E fa la differenza. Sì. Grazie molto. Grazie.